Quando mamma è tornata noi stavamo ancora là? Ma perché pensa queste cose? Mamma se teneva diavolo un corpo. Iglia invece parla poco. Io parlo quando serve. Sembra una favola nera, ma invece è tutto vero. Alla base di questo bellissimo film c'è il libro inchiesta del giornalista Lirio Abbate, intitolato Femmine ribelli. Come le donne salveranno il paese dall'andrangheta. No, certo. Tu non capisci. A usciti. O con noi. O quelli. La debuttante Lina Siciliano, bravissima e perseguitata dai ricordi di una madre scomparsa in circostanze misteriose in un piccolo paese della Calabria, vive con gli zii, ma sulla vita sua e della nuova famiglia legge un alone di mistero, finché la ragazza non conosce l'amore. Andiamo in una voce, poco dice, e inizia a farsi delle domande su quali siano i valori della sua famiglia, quanto sia legata all'andrangheta. A me era una tipa, ne aveva con noi, diceva che eravamo baci, tu te la ricordi ancora? La giovane decide di vendicarsi, di boicottare un sistema di regole che non le appartengono, ma il suo cammino sarà duro e difficile. Matraggiatori. È incredibile, ma è tutto vero e fortissimo, no? Questo percorso di donna che poi ci racconta un mondo che abbiamo proprio accanto a noi, no? Certo, è incredibile pensare che delle dinamiche che ci riportano al Medioevo si ripropongono in anni recentissimi, perché poi la storia della cacciola, di Giuseppe Pesce, sono storie che, meno male, degli ultimi 10-15 anni, quindi in un'epoca dove c'è la globalizzazione, c'è internet, pensare che ci siano ancora donne che combattono e che muoiono anche per rivendicare dei principi basici che sono appunto l'autodeterminazione e la libertà, e che donne che sono ingabbiate da strutture di potere familiare che patriarcali, che poi sono alla base dell'andrangheta, perché la 'ndrangheta ha fondato il suo potere nell'ombra, perché è cresciuta alle spalle della mafia, quindi ha fatto della discrezione, dell'invisibilità la sua principale arma. Almeno mi pare una femmina. Lassami. Non te lasso. Che non capisci buono una cosa, Tutto quello che vedi se strati, ste basi, è tutto me. È più semplice adattarsi, perché insomma è un pensiero che a un certo momento quasi sfiora questo personaggio, comunque sembra che la sfiori, esatto. O invece ribellarsi. No, in realtà sembra semplice, sì, magari adattarsi a quello che vabbè, tanto questo è il mio destino, me lo tengo così, qual è l'altra via d'uscita? Invece no. Perché appunto la forza sta in questo, di ribellarsi a quello che è un destino imposto, no? Perché a volte sembra che non ci siano vie d'uscita, come capita. Ma invece c'è. E così fanno i bestie. E noi bestie siamo, ha ragione. Ma bestie sbandate. Senza rispetto. Tiriamo a campare. Cioè, hai avuto a che fare con cose del genere, se posso permettermi di chiederlo? Non in prima persona, però comunque io vengo da un vissuto, insomma, particolare, ecco, quindi un vissuto emotivo in cui purtroppo ho avuto modo di di avere a che fare appunto con delle donne che purtroppo avevano questo destino imposto. E poi io sin da piccola, proprio per aver avuto questo vissuto insomma particolare, io ho avuto il coraggio di ribellarmi a quello che non mi piaceva, ecco. Voi sono sempre a dove?